Andiamo ora alla Maddalena, dove nella chiesa parrocchiale viene utilizzato da un mese uno stensorio particolare diverso da quelli abituali, non solo infatti di legno e del timone di una barca. Vediamo il servizio di Claudio Ronchi. Uno stensorio assolutamente originale, quello che da qualche settimana viene utilizzato nella chiesa di Santa Maria Maddalena alla Maddalena per l'esposizione e l'adorazione quotidiana del Santissimo Sacramento. Questo stensorio è una donazione della famiglia di Agostino Canu, che ha voluto donare alla comunità pastorale della Maddalena questo stensorio particolare. Lui, essendo appassionato dell'ambiente marino, tra le sue cose aveva il timone, ha chiesto un aiuto di una persona del continente, da Carrara, proprio realizzazione di ostensorio utilizzando il timone. L'idea mi è piaciuta tanto perché particolarmente in questo ambiente marino, in mezzo al mare, in mezzo alle barche che ci attirano tanta attenzione e portano tante persone, è un segno molto significativo. Ho notato che quest'anno proprio molti turisti, quelli che vengono a visitare la nostra isola, anche quelli che sbarcano per un giorno per la sosta dai barconi di traffico, si soffermano di più di fronte al Santissimo, proprio esposto in questo ostensorio. E parte lì la riflessione che qualche volta ho condiviso oppure ho risposto alle domande proprio dei turisti: ma perché è così particolare? Ed effettivamente è un messaggio che passa anche attraverso questo oggetto liturgico, è un richiamo anche al rapporto personale con il Signore al momento di adorazione, per ritrovare la direzione giusta della vita, per mettere Lui al timone della nostra vita. Voi in archivio a Sorso la terza edizione del Billellera Music Festival. Vediamo com'è andata. Non ha tradito le aspettative il Billellera Music Festival, che sabato 15 giugno a Sorso ha proposto quattro generi diversi, uno di seguito all'altro. La serata si è aperta con l'esibizione della banda musicale Luigi Canepa di Sassari, diretta da Michele Garofalo. Negli anni 70, nell'atmosfera dei poliziotteschi di gran stile, accompagnati dai cagliaritani Dance Floor Stompers, un sestetto con alla voce Silvia Follese e Marco Cozzi. Bassolino e la sua band poi hanno proposto i brani del nuovo progetto Città Futura. Gran finale è stato tutto di Federico Bonetti, giovane ma già affermato DJ di Valle d'Oria. La terza edizione, curata come di consueto dal direttore artistico Luigi Frassetto insieme all'amministrazione comunale di Sorso in collaborazione con il Cineclub Sorso, va quindi in archivio. Prende il via oggi la Grand Soleil Cup, organizzata dallo Yachting Club Costa Smeralda insieme al cantiere del Prado. L'evento, che torna in Costa Smeralda dopo l'ultima volta nel 2007, è dedicato agli armatori Grand Soleil che si ritrovano a Porto Cervo per un weekend all'insegna dell'amichevole veleggiata in mare e degli esclusivi eventi sociali una volta rientrati a terra. Il programma prevede che la flotta di quasi 40 Grand Soleil partecipanti navighi sabato 22 e domenica 23 giugno nello scenario unico dell'arcipelago di La Maddalena. Tra gli iscritti alla 22esima edizione dell'evento spiccano i Grand Soleil 72 Pantarei 2 e Shanti, le nuove ammiraglie del cantiere del Prado, il Grand Soleil 80 Essenzia e l'imbarcazione più imponente della flotta con i suoi circa 26 metri di lunghezza. E con questa notizia termina la nostra edizione del telegiornale. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Arrivederci.
TG Live, telegiornale regionale della Sardegna.